Allora, siamo qui con Vincenzo Bocciarelli, la grande serata dedicata a Charlot. Un saluto agli ascoltatori, telespettatori di Liberi.tv. Siamo praticamente a qualche istante dall'inizio della serata, questo grande progetto, L'attore, l'uomo e la maschera. Come ti sei preparato per questo ruolo, a interpretare addirittura Charlot e Charlie Chaplin? Sono ormai qualche mese che ci stiamo lavorando, Pierpaolo. Insomma, da quel giorno che mi proponesti di far parte, di entrare sulla prua di questa nave bellissima. È davvero, davvero sono emozionato. Il monologo del grande dittatore è molto impegnativo, molto. Infatti, stanotte ho molto in ansia perché non pensavo fosse così difficile. C'è un crescendo, c'è poi soprattutto bisogna esprimere una grande umanità e parlare col cuore, con gli occhi. Qui c'è molto fermento. La famiglia dell'attore L'Uomo e la Maschera oggi si è riunita al completo per aprire i battenti. C'è grande attesa, molto pubblico, ci sono tanti invitati e nonostante la temperatura fuori sia altissima, l'amore, la passione che stiamo mettendo in questo progetto ci rinfresca l'anima. Non perché io insomma sia il regista, ma devo dire che veramente Vincenzo è stato bravissimo. Secondo me è una prova d'attore, perché al di là del monologo di questa sera, ma qua si tratta di entrare nel personaggio per anche degli scatti fotografici realizzati da Michela Biancini. Si tratta di percorrere una serie di tappe artistiche, anche cinematografiche, teatrali. Che cosa significa per te? Comunque, avvicinarti a un ruolo così impegnativo, sapendo la responsabilità, che questo comporta. Ma il senso di abbandono, come dire, la piacevolezza del fare, la piacevolezza del credere anche in quello che si affronta, che si vive dentro e fuori. Ma poi è fondamentale il rapporto con il regista, con ogni elemento della compagnia, con il produttore. Ringrazio Domenico Mariani che lo vedo dietro la telecamera, intorno a noi, è fondamentale perché nel successo e nella buona realizzazione c'è il contributo di tutti, è come un grande mosaico. E nell'espressività e nella mia interpretazione, io porto con me e dentro di me il sostegno e l'impegno di tutti, in primis Pierpaolo, che grazie alla tua sensitività, cioè ci siamo trovati tra due anime intuitive, sensitive, perché per riuscire a recuperare, restituire al pubblico una figura così immensa, così unica come Charlot, come Chaplin, c'è anche un po' bisogno di qualcosa di invisibile, no? Noi ne sappiamo qualcosa. E allora, buon divertimento, Mi vado a grazie a preparare. Vincenzo, si va a preparare e shh.